La storia del Fabbricone rivive in Piazza Grande, anzi nello specifico all'interno della sede del Fotoclub La Chimera. Sino al 15 ottobre sarà infatti possibile visitare sotto le logge Vasari la mostra fotografica dal Fabbricone al Parco Pertini, dedicata alla storia della fabbrica della Sacfem ed allestita in collaborazione con il Comitato degli ex dipendenti in occasione del 110° anniversario della nascita dello stabilimento. Il Fabbricone è un pezzo della storia di Arezzo, effettivamente. Tant'è vero che si è poi svolto il centenario qualche anno fa, perché è una delle prime fabbriche di meccanica media pesante. Ricordiamo cosa faceva. È nato facendo praticamente le carrozze ferroviarie ed era quindi una delle 4 o 5 grandi realtà nazionali che facevano sia riparazioni delle carrozze ferroviarie sia costruzione di carrozze nuove ferroviarie per conto delle ferrovie dello Stato. Di quel periodo ho i ricordi più belli, nel senso che sono gli anni gioventù e già per questo sono belli. E siccome quando uno è giovane ha tanta voglia di emergere, ha voglia di fare, ha volontà di fare. Io mi ricordo di aver lavorato anche oltre l'orario, anche senza essere remunerato a volte, per passione, l'ho fatto per passione. Eravamo considerate, non dico come oggi, ma a un buon punto, perché noi facevamo parte di un complesso omogeneo che era come un puzzle, che uomo e donna si incastravano insieme. L'esposizione rappresenta il primo di una lunga serie di appuntamenti organizzati dal Fotoclub La Chimera dal titolo Storie fotografiche aretine per valorizzare pezzi della storia della città.